Gli scienziati europei poterono sperimentare di persona il regime dispotico di Adolf Hitler. Temevano che l'ondata nazista si espandesse. Ricercatori famosi come Fermi, Einstein, Frisch e Teller scapparono in America per sfuggire alle persecuzioni razziali del dittatore nazista. Questi scienziati venivano da lontano e giocarono un ruolo vitale nelle vicende che sconvolsero la vita di un remoto paese del Nuovo Messico. Nel 1939 il principio della fissione nucleare era già noto in tutto il mondo scientifico. Hitler avrebbe usato questa conoscenza per costruire bombe efficienti. La bomba atomica era ormai alla portata della macchina da guerra nazista. 3 fisici ungheresi, Szilard, Rigner e Teller, chiamarono Albert Einstein per assisterli e scrivere una lettera al presidente Franklin Delano Roosevelt, richiedendo urgentemente il sostegno del governo per la ricerca fisica. Alcune ricerche recenti di Fermi e Szilard mi portano a pensare che l'elemento uranio possa essere trasformato in una nuova fonte di energia. Questo fenomeno porterà alla costruzione di bombe. Un unico ordigno di questo tipo potrebbe distruggere una città intera e parte del suo territorio circostante. Sono stato informato che la Germania ha interrotto la vendita dell'uranio dalle miniere della Cecoslovacchia. Questa decisione inaspettata può essere, a mio giudizio, collegata all'invio del figlio del sottosegretario di Stato, von Weizsäcker, presso l'Istituto Kaiser Wilhelm di Berlino. Mentre le sorti della politica cambiavano, gli scienziati americani e quelli provenienti dall'estero continuarono le proprie ricerche sull'atomica in molte università degli Stati Uniti. Nel cuore di Chicago, sotto le tribune di uno stadio di football abbandonato chiamato Stagfield, Enrico Fermi e i suoi colleghi crearono la storia. Tra un mucchio di mattoncini di grafite e un po' di uranio, nascosti sotto il campo da gioco, la teoria diventò realtà. E l'umanità, ignara, scivolò in una nuova era. La reazione a catena di Fermi e le idee empiriche di Frisch sulle bombe a neutroni cambiarono tutto. Un interessante resoconto del Comitato di Ricerca britannico richiese un'immediata risposta dei capi militari. Il documento metteva in chiaro che una bomba a fissione era possibile. Se gli inglesi avevano scoperto così tanto, anche i tedeschi avrebbero potuto farlo. Il governo USA si rese conto che la ricerca sulla fissione doveva essere intensificata. Il presidente Roosevelt e il primo ministro Churchill decisero di consolidare gli sforzi della ricerca negli Stati Uniti sotto la guida di un nucleo di ingegneri dell'esercito americano. Il generale Leslie Groves, un corpulento e imponente militare, fu scelto per condurre il progetto che fu denominato Manhattan. Il capo civile del progetto, scelto per coordinare il team scientifico, era un tipo completamente diverso da Groves. Robert Oppenheimer, famoso per le sue ricerche sulla struttura dell'atomo, era uno scienziato illuminato, gentile e compassato. Il distretto di ingegneria di Manhattan comprendeva 9 università e laboratori in tutti gli Stati Uniti, ma la ricerca doveva essere condotta in assoluta segretezza e ciò rese le comunicazioni fra laboratori difficili e scomode. Così Oppy, come era chiamato il leader scientifico, insieme ad altri affrontò Groves, nel frattempo divenuto generale di brigata. Lo informò che era necessario un nuovo laboratorio dove il personale e le attrezzature potevano essere riunite per uno scambio più produttivo di informazioni e idee. La ricerca del luogo adatto incominciò. L'area avrebbe dovuto avere tutto l'anno un clima adatto per il lavoro all'aria aperta
e doveva essere nell'entroterra, lontana dalle coste, per ridurre la possibilità di attacco. Avrebbe dovuto essere scarsamente popolata per ragioni di sicurezza, ma allo stesso tempo raggiungibile da strade e ferrovie. Il luogo prescelto doveva essere facile da acquistare e disporre di abitazioni e strutture. Groves desiderava anche un'area gradevole per compiacere quelle che definì un gruppo di prime donne, come la squadra di Hoppy. Hoppy, amante dell'aria aperta, era tornato in New Mexico e conosceva il pittoresco Paarido Plateau, che sembrava avere tutti i requisiti. Pochi contadini e una ranch school maschile erano tutto ciò che occupava l'altura. La ranch school era stata creata da un uomo di nome Ashley Pound. Era una scuola esclusiva, progettata per i figli viziati di genitori facoltosi, ragazzi come lui. Gli studenti portavano divise con calzoni corti e dormivano all'aperto sotto portici in pietra per tutto l'anno. Alle 6:30 di ogni mattino si riunivano per fare ginnastica. Ogni ragazzo doveva lavorare oltre a seguire le lezioni, ma c'era anche tempo per divertirsi. Due stranieri con credenziali del governo visitarono la scuola nel novembre del 1942. La loro visita segnò la fine del sogno di Ashley Pound. Subito dopo, il preside ricevette una lettera dal Ministero della Difesa. Diceva che questioni di guerra richiedevano l'esproprio del plateau. Le lezioni vennero accelerate, comprimendo l'anno scolastico in 6 mesi. L'ultima classe della Ranch School di Los Alamos si diplomò frettolosamente nel febbraio del 1943. Nel corso degli ultimi 300 anni, i coloni di origine ispanica delle valli circostanti avevano coltivato le alture del New Mexico e fatto pascolare il bestiame. Da ancora più tempo, gli indiani della tribù Navajo andavano a caccia in quest'area, rivisitando gli antichi splendori dei loro avi. Ma di fronte alla guerra, tutti gli abitanti del Paarido Plateau rinunciarono alle loro rivendicazioni e ai loro affetti. L'area circostante il plateau venne improvvisamente scossa dai rumori di una vera fabbrica di guerra in costruzione. I lavori cominciarono ovunque. I bulldozer torreggiavano su quelle rocce vulcaniche che erano rimaste indisturbate per 25.000 anni. I materiali vennero trasportati lungo gli stretti sentieri che fungevano da strade. Schiere di edifici, abitazioni, laboratori, luoghi di incontro, tutto quanto serviva a dare al luogo un'apparenza di vita normale. Gli scienziati cominciarono ad arrivare da ogni parte degli Stati Uniti e dall'Inghilterra e scomparvero dal mondo. Come disse Oppenheimer, il concetto di scomparire nel deserto del New Mexico per un periodo indeterminato e sotto un'ospitalità quasi militare inquietava gran parte di loro, e ancor di più le famiglie. Tuttavia, quasi tutti si resero conto che si trattava di una grande impresa che poteva determinare il risultato della guerra.